Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 105esima puntata del podcast di Marcos Box. Sigla. Bene, rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box dopo quasi 15 giorni dall'ultima puntata. Però è giustificata la cosa, considerato che siamo nella piena stagione estiva, nel mese di agosto. E come tutti, anche i programmatori hanno voglia di godersi le vacanze e non stare vicino ai computer, quindi ci sono poche notizie dal mondo dell'informatica e del software libero in generale su cui commentare. Comunque iniziamo a parlare delle notizie di questi 15 giorni di inizio agosto. Iniziamo questa puntata del podcast con la sezione delle guide. In questi 15 giorni mi sono messo a realizzare alcune piccole guide che poi vedrete poi successivamente nelle prossime settimane, perché ne ho in programma alcune che ho già parzialmente realizzato, devo soltanto decidermi a rifinire a pubblicare, e che riguardano anche problemi non strettamente collegati al mondo dell'informatica, come la prima guida di cui vi voglio parlare, che ho pubblicato su Marcos Box, riguardante il mondo della telefonia. Praticamente mi sono ritrovato la scorsa settimana con la linea telefonica con un problema di ricezione. Praticamente qualsiasi persona mi chiamava scattava automaticamente la segreteria telefonica. Era un problema collegato al mio operatore Iliad, che ultimamente sta dando un sacco di problemi. Ho sentito anche diverse persone che si lamentano di questi problemi, che sono molto comuni. Qual è il problema? Il problema, appunto, vi dicevo che non riuscivo a ricevere telefonate, scattavo in automatico la segreteria. Ovviamente avevo già provato a riavviare, a mettere la modalità aereo, a imprecare diverse divinità conosciute e sconosciute, ma senza nessun risultato. Alla fine sono riuscito a mettermi in contatto con il 177, l'assistenza clienti di Iliad, che mi ha spiegato una procedura da fare per poter resettare, diciamo così, la linea telefonica e quindi ripristinare la normale funzionalità. Su Marcos Box trovate le istruzioni, sono 4-5 punti da seguire e funziona. Ho fatto anche un commento nell'articolo, una tirata d'orecchio a tutte quelle persone che, disgraziate loro, sapevano che io stavo senza telefono, vedevano che partiva subito la segreteria telefonica, però che facevano? Questi qua mi contattavano tramite WhatsApp e non mi avvisavano del problema della linea telefonica. Ma che cazzpiterina, cioè, che vi costa segnalare i problemi? I bug vanno sempre segnalati, maledetti. Comunque, se vi trovate anche voi nella situazione di non poter ricevere telefonate con Iliad, ma anche con altri operatori, provate questa guida che spiega come fare il reset della parte telefonica e fatemi sapere se nel vostro caso funziona. L'altra guida che ho pubblicato su Marcos Box è una guida piccola, breve, praticamente un comando, sono 5-6 righe, per risolvere un problema che per alcuni può essere fastidioso e non di immediata risoluzione. In questi 15 giorni mi sono messo a installare, mi sono messo a formattare il computer diverse volte per via di una serie di vicissitudini che non vi sto qui a raccontare, ma sapete che i bug li vado a trovare tutti. Io ho beccato una serie di bug in questi 15 giorni che non avete idea voi umani di che cosa ho trovato in questi 15 giorni. Io, anziché riposarmi in questi 15 giorni, l'ho dedicati a trovare nuovi bug ad personam. Comunque, mi sono ritrovato nella situazione di dover reinstallare sia Windows che Linux su entrambi i dischi e mi sono messo a reinstallare anche i miei soliti programmi che utilizzo di solito, come ad esempio AnyDesk, che è un software per il controllo remoto che io utilizzo per collegarmi al computer dell'ufficio, ma anche per fare assistenza a parentato e amici vari. E che succede? Succede che AnyDesk, ogni volta che lo andate a installare e eseguire per la prima volta, vi mette una voce in avvio automatico e quindi si avvia automaticamente ogni volta che si avvia il sistema. Su Ubuntu c'è la fantastica applicazione avvio automatico, mediante la quale è possibile disattivare l'avvio automatico di diversi programmi, fra i quali anche AnyDesk. Su altre distribuzioni questo non è presente, perché non è possibile, perché non è presente quell'applicazione semplicemente, e in particolar modo su KDE Neon, che è la distribuzione che utilizzo più spesso in questi ultimi mesi, c'è il problema che non c'è la possibilità di andare a disattivare l'avvio automatico di AnyDesk, perché se noi andiamo nelle impostazioni di KDE Neon e andiamo a vedere nelle voci in avvio automatico, non troveremo mai la voce di AnyDesk, troviamo altre applicazioni in avvio automatico che noi andremo a installare, ma AnyDesk per qualche recondito motivo non si va a piazzare lì. Su Marcos Box vi spiego come fare, mediante l'ausilio del terminale, a disattivare l'avvio automatico di AnyDesk, quindi un comandino che trovate su Marcos Box
lo andate a lanciare e vi disattivate l'avvio automatico. Semplice, immediato e indolore, e anche poi molto nerd perché utilizzate il terminale, quindi fa sempre figo utilizzare il terminale per queste cose. Concludiamo questa spezzone del podcast dedicato alle guide con una guida che ho pubblicato fresca fresca, perché l'ho pubblicata giusto oggi, oggi 16 agosto, che è il giorno in cui sto registrando questa puntata del podcast, che spiega come installare su Ubuntu e derivate i driver Wi-Fi Realtek grazie a un comodo PPA che ne contiene praticamente tutti i principali, i driver per tutti quanti i principali chipset. Nelle scorse settimane mi sono ritrovato appiedato con la linea telefonica perché T-Square ha deciso di darmi un forfait per 24 ore e avevo necessità di inviare alcune pratiche, quindi ho detto colleghiamoci in hotspot. Solo che mi sono ricordato in quel momento, oddio, non c'ho l'adattatore Wi-Fi per il computer fisso, quello che ho preso qualche anno fa, perché mi collego tramite cavo. E quindi mi sono dovuto correre ai ripari. Ho preso la prima chiavetta wifi che ho trovato. Devo dire la verità, l'ho presa dal cinese, quindi vi lascio immaginare anche la qualità. Vabbè, comunque è una Extra Star, visto quelle là che fanno anche le lampadine, sti così qua. Mi sembra che fanno pure le batterie di sta marca qua. È un rebrand di una chiavetta cinese che con chipset Realtek. Sapete che tutti questi brand, ma anche che so, i TP-Link e quant'altro, hanno spesso questi chipset Realtek, quindi se la prendete di una marca oppure dell'altra state acquistando sostanzialmente lo stesso chipset, quindi non vi cambia assolutamente nulla. E quindi dicevo, mi sono dovuto arrangiare con un adattatore wifi e con l'hotspot per poter navigare, e ho preso questa chiavetta wifi con chipset Realtek. Sapete bene che quando sentite la parola Realtek e Linux, perché hanno sempre fatto a cazzotti. Vabbè, il problema dei driver wireless su Linux è un problema di lunga data. Molti consigliano di utilizzare chipset Intel, anche se molto spesso alcuni hanno avuto problemi anche con i chipset Intel. Comunque, in questo caso me la sono cercata io quando andavo a prendere questa qui, la prima che ho trovato, questa Realtek. E fortunatamente, però, è possibile installare i driver per poterla far funzionare correttamente su Linux, e è possibile farlo anche grazie a questo PPA che contiene, dicevo, i driver per i principali chipset prodotti da Realtek. Su Marcosbox trovate tutta la lista e trovate le istruzioni su come utilizzare questo PPA e aggiungere i driver relativi alla vostra periferica. Mi raccomando che comunque, come prerequisito, c'è, nel caso in cui avete installato il sistema in modalità Wi-Fi, dovete disabilitare il Secure Boot, altrimenti poi non potete caricare i moduli DKMS. Questo è un problema che ce lo portiamo avanti da anni, sto fatto di Secure Boot, sto fatto delle chiavette Wi-Fi, ce lo portiamo avanti da anni anche con i vari problemi. E che dire, questa è una cosa che mi rende ogni volta, mi fa arrabbiare ogni volta, perché noi vogliamo essere un sistema operativo pronto e semplice da utilizzare per tutti, però ci sono sempre problemi con le chiavette Wi-Fi. Cioè, una delle domande che più spesso mi viene posta tramite posta, tramite commenti e quant'altro che mi arrivano sulla casella privata riguarda problemi degli utenti con i driver delle proprie chiavette Wi-Fi, ma anche con quelli Wi-Fi integrati all'interno dei portatili. Quindi ci sono sempre problemi e ogni volta bisogna andare a vedere qual è la soluzione ad hoc per quel determinato chipset e quant'altro. E fa dispiacere vedere che questo problema non è ancora stato risolto nel 2021. Vabbè. Passiamo adesso alla parte dedicata ai rilasci e apriamo le danze con il rilascio di un videogioco che c'è stato ad inizio mese, ovvero la versione Alpha 25 di Zero AD, il famoso videogioco realizzato da Wildfire Games, che giunge così alla 25ª versione Alpha. E lo conoscete, si tratta di uno strategico in tempo reale, libero, open source, multipiattaforma, ambientato nei tempi antichi, all'Age of Empires, giusto per renderci conto di che cosa stiamo parlando. Questa nuova versione va a fare dei miglioramenti al pathfinding per miglioramenti delle prestazioni e riduzione dei lag di gioco, miglioramenti nell'intelligenza artificiale, altri miglioramenti vari nell'interfaccia grafica
nelle opzioni e nel supporto alle mod e filtraggio del gioco nella lobby multigiocatore. Su MarcosBox trovate maggiori informazioni, trovate il link per poter scaricare questa nuova versione per Windows, macOS e Linux. E fatemi sapere cosa ne pensate di questo gioco. Qualche giorno fa Mozilla ha annunciato il rilascio della versione 91.0 di Firefox, quello che di fatto è l'unico browser web veramente alternativo in un mondo ormai dominato dai browser basati su Chromium. In questa nuova versione sono stati corretti più di 1200 bug, grazie al supporto di 210 volontari che si sono dedicati a rendere migliore Firefox. Poche le novità di questa nuova versione che si concentra principalmente su miglioramenti che vanno a aumentare la privacy e la sicurezza degli utenti. Su MarcosBox trovate maggiori informazioni con il changelog completo. La comunità degli sviluppatori di Thunderbird ha annunciato il rilascio di Thunderbird 91.0. Questa nuova versione, che succede a Thunderbird 78, viene rilasciata dopo oltre un anno di sviluppo ed offre importanti novità che ne migliorano l'interfaccia utente, le funzionalità di calendario, l'integrazione con l'account Gmail, ma soprattutto anche le prestazioni generali, grazie all'abilitazione della modalità multiprocesso per impostazione predefinita. Infine troviamo l'aggiunta del visualizzatore PDF, che ora è incluso come parte di Thunderbird, ed il supporto nativo per dispositivi macOS con CPU Apple Silicon. Thunderbird 91.0 è disponibile esclusivamente come download diretto dal sito di Thunderbird. L'aggiornamento da Thunderbird 78 e versioni precedenti non è supportato, quindi vi toccherà recarvi sul sito di Thunderbird, scaricare l'aggiornamento e effettuare l'aggiornamento manuale. Ovviamente, visto e considerato che è un salto di release importante, vi consiglio di effettuare un backup dei vostri settaggi di Thunderbird e ripristinare nel caso in cui andasse tutto quanto, diciamo così, a donnine. Dopo poco più di un anno di sviluppo mirato, è finalmente disponibile la versione stabile di Elementary OS 6, nome in codice Odin, quello che a tutti gli effetti è il più importante aggiornamento di sempre della celebre derivata di Ubuntu. Elementary OS è progettato per essere un sistema operativo completo, con una interfaccia che segue determinate linee guida, che coinvolge non solo l'interfaccia utente, ma anche le applicazioni, perché tutte quante le applicazioni che fanno parte del Pantheon, di Pantheon, che sarebbe la shell utilizzata da Elementary OS, devono soddisfare determinati criteri per quanto riguarda l'interfaccia utente. Questo rende la distribuzione unica praticamente nel panorama delle distribuzioni Linux, perché gli consente di avere un aspetto curato, con applicazioni che hanno tutte quante la medesima interazione per quanto riguarda l'accessibilità ai menu e quant'altro. Quindi Pantheon è bello, è molto bello. Purtroppo la distribuzione non è adatta a tutti, perché offre una serie di limitazioni che possono star strette agli utenti, quelli un po' più svantoni. Perché? Perché ad esempio non ha preattivata il supporto all'aggiunta di PPA esterni, non ci sono applicativi per l'installazione dei pacchetti .deb che sono preinstallati. Eddy era presente nelle vecchie versioni, adesso non è più possibile installarlo dai repository. Poi perché ci sono fatte alcune scelte progettuali in questa nuova versione che rendono ancora più particolare la distro. La scelta progettuale molto importante che è stata fatta a partire da questa versione riguarda il Flatpak First, cioè praticamente le principali applicazioni di Elementary OS vengono adesso distribuite in formato Flatpak, e questo riguarda anche tutte quante, cioè riguarda principalmente tutte quante le applicazioni presenti nell'App Center, tutte quante le applicazioni in sistema. Questo che cosa consente di fare Elementary OS? Consente di concentrarsi soltanto sullo sviluppo del desktop e di avere aggiornamenti delle applicazioni molto più rapidi. Web, per esempio, il browser web che è presente di default su Elementary OS è rilasciato in formato Flatpak, quindi è più facile aggiornare e mantenere aggiornato, quindi senza dover sottostare alle librerie di base presenti su Elementary OS, che possono essere vecchie, tra virgolette, perché Elementary OS, questa nuova versione, si basa sulla versione 20.04 di Ubuntu, quindi la versione LTS, e quindi ci potrebbero essere dei problemi nell'aggiornamento di alcuni applicativi perché non hanno alcune dipendenze che
non sono soddisfatte con il formato Flatpak, così come con il formato Snap che trovano su Ubuntu, tutti i problemi di dipendenze possono essere risolti. Ci sono poi altre importanti novità, come miglioramenti dell'interfaccia utente con una modalità scura, un nuovo stile scuro che è possibile attivare, possibile scegliere gli accenti di sistema. È molto importante la gestione del multitouch che adesso è con dei gesti uno a uno, quindi che so, per visualizzare il multitasking, per il cambio delle aree di lavoro e quant'altro. Su Marco's Box trovate una serie di immagini che vi spiegano meglio il funzionamento. Trovate poi dei miglioramenti nella gestione delle notifiche e nelle varie applicazioni di sistema. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa nuova versione di Elementary OS, se vi piace, se condividete il corso che sta seguendo, oppure se per voi si tratta soltanto di un esercizio di stile. Dopo 2 anni, 1 mese e 9 giorni di sviluppo, il progetto Debian ha annunciato il rilascio di Debian 11, nome in codice BullSci. Debian lo conoscete tutti quanti, è il sistema operativo universale, la più vecchia distribuzione Linux attualmente ancora all'attivo, ed è anche famosa per aver dato i natali a diverse distribuzioni, fra le quali troviamo anche Ubuntu. Questa nuova versione di Debian godrà di supporto per i prossimi 5 anni, quindi ottima per tutti quegli utenti che cercano stabilità e supporto nel tempo. Debian 11 viene fornita con diverse applicazioni e ambienti desktop. Tra gli ambienti desktop troviamo GNOME 3.38, KDE Plasma 5.20, Mate 1.24 e XFCE 4.16. Troviamo inoltre LXDE alla versione 11 e LXQT alla versione 0.16. Ovviamente non mancano gli aggiornamenti nei principali pacchetti e nelle varie principali applicazioni presenti all'interno dei repository di Debian. Debian è una delle distribuzioni, anzi, è la distribuzione con più software presente all'interno dei suoi repository. Su Debian trovate praticamente tutto. È molto importante questa nuova versione perché si tratta della prima versione a fornire un kernel Linux con supporto per il file system exFAT. Sono state fatte delle modifiche per quanto riguarda la gestione delle stampanti degli scanner. Troviamo poi miglioramenti per quanto riguarda la gestione delle lingue asiatiche, quindi cinese, giapponese e coreano, grazie al nuovo metodo di input FCTX5, che offre anche un miglior supporto per quanto riguarda Wayland. E infine troviamo un nuovo installer basato su Calamares nella live, che vi sconsiglio caldamente di utilizzare perché io mi sono ritrovato con entrambi i sistemi operativi azzoppati per via di un bug all'interno di Calamares. Quindi, se volete installare Debian, il mio consiglio è utilizzate il vecchio installatore di Debian, che quello non sgarra mai. Dovete soltanto stare un po' attenti quando andate a installare Debian, dovete leggere, quindi non dovete fare sempre avanti, avanti, avanti con gli installer grafici a cui siamo abituati adesso, ma dovete prestare un po' più di attenzione, ma si evita di fare casini con l'installer classico di Debian. Passiamo adesso alle ultime 2 notizie di questa puntata. La prima riguarda il rilascio di KDE Gear 21.08, ovvero dell'aggiornamento del parco applicazioni di KDE. KDE Gear 21.08 migliora le applicazioni KDE su tutta la linea, migliorandone le prestazioni e aggiungendo delle nuove funzionalità. Su Marco's Box ho fatto un articolo al riguardo dove vi faccio vedere. Vi illustro quali sono le principali novità di questa nuova versione, che riguardano praticamente tutte le applicazioni principali, dall'Olfin, Ocular, Console, WebView, Elisa, ma anche applicazioni come Kdenlive, Kate, KDE Connect. Insomma, andate a leggere l'approfondito articolo che ho pubblicato su Marco's Box. Infine, l'ultima notizia di questa settimana riguarda un annuncio fatto da Pine64, che ha annunciato un nuovo prodotto. Il PineNote si tratta di un dispositivo e-ink di fascia alta basata su Quartz 64, la single board computer sviluppata da Pine64. La particolarità di questo PineNote è che ha uno schermo e-ink con supporto anche alle penne Wacom, grazie alla presenza di un apposito digitalizzatore. Offre delle prestazioni davvero interessanti sulla scheda leggendole sulla scheda tecnica. Ed offre anche una cosa molto interessante per noi utenti Linux, ovvero il supporto a Linux, perché praticamente il software che farà girare il PineNote non è altro che una distribuzione Linux. I lotti iniziali verranno probabilmente forniti con Manjaro compilato con un kernel apposito,
Gli sviluppatori di Pine64 stanno lavorando con il team di KDE per cercare di capire se utilizzare Plasma Mobile o Plasma normale, ovviamente con opportune modifiche al pannello e quant'altro, come ambiente desktop da utilizzare su questo tablet e ink. Su MacOSBox trovate maggiori informazioni con la scheda tecnica, con maggiori informazioni sul display, la tecnologia Wacom che gestisce il tutto per quanto riguarda la gestione della penna, informazioni su quando sarà commercializzato, a che prezzo sarà commercializzato, alcune foto dei primi prototipi, insomma andatevi a leggere l'articolo su MacOSBox. E con questa ultima notizia si conclude qui questa 105ª puntata del podcast di MacOSBox. Lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo fra una settimana con la prossima puntata del podcast di MacOSBox. Ciao ciao!